Buongiorno dalla redazione del Corriere di Sciacca, Giuseppe Recca in studio per questo primo appuntamento con le notizie di oggi, mercoledì 24 agosto. Una nuova scossa di terremoto nella serata di ieri nella zona agrigentina e trapanese della Sicilia occidentale. L'epicentro è stato a Poggioreale, esattamente alle ore 19.56. Domenica mattina, nella precedente scossa, l'epicentro era stato a Caltabellotta e aveva interessato l'intera Valle del Belice. Anche ieri e la scossa è stata avvertita nella stessa area geografica come due giorni prima. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. 71 nuovi contagi, ma anche 408 guariti in provincia di Agrigento nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito nel rapporto dell'ASPI, in provincia si è registrato un altro decesso che fa salire a 609 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. Due posti letto occupati in terapia intensiva, entrambi all'ospedale di Ribera. A Sciacca gli attuali contagiati sono 198, a Ribera 107, a Menfi 81. Sospiro di sollievo per i comuni della Sicilia orientale che rischiavano di essere travolti da una nuova emergenza rifiuti. La regione siciliana ha dato il via al trasferimento dei rifiuti in Olanda per combattere i disagi scoppiati in seguito alla riduzione dei conferimenti nella discarica di Lentini. Il direttore generale del Dipartimento Rifiuti, Calogero Foti, ha firmato ieri il decreto che autorizza la società a trasportare 10.000 tonnellate di rifiuti nei Paesi Bassi. L'acquazzone che ieri pomeriggio si è abbattuto su Sciacca ha ulteriormente pregiudicato la viabilità nella ormai nota via Penelope a Sciacca, breve ma fondamentale arteria che collega la strada di arrivo a quella di uscita dalla fascia costiera di San Marco. Sistemata alla meno peggio, la strada con la pioggia di ieri è quasi impraticabile. Appuntamenti da stasera a Caltabellotta, la prima edizione del Pace Fest, che quest'anno avrà come sottotitolo 30 anni senza, con chiaro riferimento all'anniversario delle stragi di mafia che nel 92 sconvolsero la società civile siciliana e il resto della nazione. Previsti diversi appuntamenti, rappresentazioni teatrali, mostre, presentazioni di libri, proiezioni di documentari e anche l'intervento di magistrati ed ex magistrati come Pietro Grasso, Lia Sava, Leonardo Guarnotta, Francesco Puleo, Salvatore Vella, che saranno intervistati dai giornalisti sui temi della lotta alla mafia e della legalità. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata.